Laudetur Jesus Christus, un cordiale buongiorno da Marina Tomarro a tutti voi che ci seguite da Radio Vaticana Italia, da Vatican News e dal canale YouTube. Un saluto anche a quanti sono collegati dalle emittenti Radio Luce San Benedetto del Tronto e Radio Condivisione Palermo. Come possiamo vedere, siamo collegati con la Basilica di San Giovanni in Laterano, dove tra qualche minuto inizierà la celebrazione per la beatificazione di Francesco Maria della Croce Jordan, presieduta in questo caso dal cardinal vicario della diocesi di Roma, Monsignor Angelo De Donatis. Il rito della beatificazione avrà luogo durante la Santa Messa, prima del Gloria, e ci sarà la presenza del superiore generale della Società del Divin Salvatore, padre Milton Zonta, e il postulatore generale, padre Adam Teneta. Ma in questa radiocronaca non sarò sola, perché insieme a me mi accompagnerà padre Massimo Tellan. Buongiorno padre Massimo. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Questa beatificazione è stata lungamente desiderata e voluta proprio da tutta la famiglia dei salvadoriani. Ecco, allora che cosa vuol dire, quanto è importante questo passaggio? Allora, certamente il momento della beatificazione di un fondatore per una famiglia religiosa non è semplicemente il riconoscimento del carisma che già ha fatto il suo iter e quindi si è già affermato nella vita della Chiesa, ma è anche l'indicazione di un modello che ancora di più può essere seguito. Lo vedremo anche proprio nella processione in cui si porteranno le reliquie all'altare. Questo seguire Gesù, così come avviene nella celebrazione della Messa, quando seguiamo il crocefisso nella processione introitale, crocefisso seguito poi dalla schiera dei santi, dei beati, che aprono la strada alla nostra identificazione con il Signore. E certamente il carisma di questa famiglia religiosa dei salvatoriani e c'è ancora una volta un'occasione per rimettere al centro il tema dell'evangelizzazione, quanto mai caro a Papa Francesco anche. Il carisma di padre Francesco Jordan è stata sicuramente la missionarietà, questo proprio far conoscere il Cristo a tutti i popoli, a tutte le genti. Ecco, ma quanto è importante oggi questo carisma, proprio la missionarietà. Si può essere missionari, dicevamo prima, non solo andando in paesi lontani, ma rimanendo anche proprio nella propria città. A volte si diventa missionari diventando proprio con gli amici della porta accanto. Ecco, vediamo che però inizia la celebrazione. Sacerdoti laici, buongiorno e buon pomeriggio in altre parti del mondo e anche buonasera. Benvenuti e benvenute. Il giorno tanto atteso è arrivato. La beatificazione del venerabile servo di Dio, padre Francesco Maria della Croce Jordan, fondatore della grande famiglia salvatoriana. Siamo qui a Roma, dove lui ha scritto gran parte della storia salvatoriana. Rivolgo a tutti voi che siete qui presenti un saluto pieno di gioia, nostri amici, vescovi, sacerdoti, superiori e superiore generali,
delegati di tante congregazioni religiose, fratelli e sorelle, che Dio benedica tutti voi. Un saluto a tutti coloro che partecipano tramite i mezzi di comunicazione. Un pensiero speciale a voi salvatoriani e salvatoriane più anziane e malate. Anche voi siete qui con noi. Siamo in profonda comunione. Desidero estendere un saluto alla famiglia che è venuto e che ha ricevuto la grazia per l'intercessione di Padre Francesco Jordan. Do il benvenuto a Fernando, sua sposa Giselle e la loro piccola bambina Livia Maria. Siamo felici della vostra presenza. La Chiesa riconosce che Jordan ha vissuto la sua santità in modo semplice e ha costruito la famiglia salvatoriana lasciando un'eredità spirituale molto grande che continua a ispirare il cammino di tutti noi. La sua vita, la sua fede e la sua fiducia in Dio sono una forza per seguire Gesù Salvatore in fedeltà al suo carisma. Allora vogliamo ascoltare il messaggio che ha inviato la Coordinazione Internazionale dei Salvatoriani Laici, il nostro fratello Giuseppe Rogolino, a nome di tutti i salvatoriani laici, legge il saluto. Cari fratelli e sorelle della famiglia salvatoriana, la beatificazione di Padre Francesco Maria della Croce Jordan è una grande gioia per tutti noi, perché riconosce la santità di un uomo che ha trascorso tutta la sua esistenza terrena intento a far conoscere Gesù Cristo, il Salvatore del mondo, a tutti i popoli della terra. Padre Francesco intuì da subito che per questa grande missione aveva bisogno anche di validi collaboratori capaci di arrivare ad ogni livello del tessuto sociale e così, anticipando i tempi, nacquero i laici salvatoriani. Attualmente i laici salvatoriani, insieme agli altri componenti della famiglia salvatoriana, sono presenti in molte nazioni, esercitano varie professioni e seguono la visione ispiratrice di Padre Francesco Jordan per portare le parole di Gesù e l'amore di Dio nelle scuole, nelle aziende, nelle fabbriche e in tutte quelle realtà in cui operano. Oggi, in questo momento solenne e tanto atteso, confidiamo che tutti i membri della famiglia salvatoriana siano fortificati da questa celebrazione e continuino coraggiosamente ad adattare la visione di Padre Francesco Jordan alle necessità del futuro, mantenendo così sempre viva l'universalità salvatoriana, affinché tutti conoscano te, l'unico vero Dio e colui che ha mandato Gesù Cristo, i laici salvatoriani. Grazie mille Giuseppe per il messaggio. Adesso inizieremo una preghiera. Siamo invitate a introdurre la celebrazione della beatificazione di Padre Francesco Jordan, apostolo senza frontieri. Questo momento di celebrazione ci serve come motivazione. Tra tanti elementi del carisma salvatoriano, vogliamo sottolineare oggi il nostro spirito missionario, la nostra diversità culturale e apostolica, con la nostra presenza nei 5 continenti. Vi invitiamo a condividere questo momento con fede, gioia e profondità. Ci aiuteranno alcuni gesti, simboli, meditazione e preghiere riferito al nostro carisma apostolico missionario. Per pregare meglio, con lo spirito salvatoriano sarà portato in processione il globo che Padre Francesco Jordan usava, con 5 colori e candele, simbolo della universalità, uno degli elementi del carisma. Dopo ogni simbolo e gesto appropriato ad un continente, preghiamo per quel popolo
con le parole di Padre Francesco Jordan affinché tutti conoscano Gesù come Salvatore del mondo. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quindi vediamo appunto questo diacono che porta proprio questo globo, come appunto c'è stato proprio descritto, con quelli che sono i colori, quelli che sono proprio le luci di questo mondo, perché l'opera di Padre Francesco Jordan è stata proprio la missionarietà, il far conoscere Cristo veramente ai confini del mondo. Ecco, Padre Massimo, parlavamo proprio dell'importanza della missionarietà poco prima che iniziassero appunto l'introduzione e le preghiere. Allora, quanto è importante oggi la missionarietà? Certamente dobbiamo, come ci invita sempre Papa Francesco, a essere una chiesa in uscita. Non possiamo più essere una chiesa arroccata, chiusa dentro i recinti, ma dobbiamo andare oltre tante volte gli steccati, oltre i confini che noi stessi, no, poniamo anche all'opera evangelizzatrice. E in questo il carisma di Padre Jordan ci aiuta, ci è di stimolo ad andare oltre. Un oltre che non è esattamente o semplicemente al di là, oltre certo, i confini del mondo, ma è certo, anche la porta accanto, come dicevamo prima. Assolutamente, assolutamente. Sullo spirito di preghiera, Padre Francesco Jordan basava la sua vita interiore. La prima preghiera è dedicata proprio al popolo d'Asia. I suoi figli spirituali fossero persone di preghiera. Dalla voce di Padre Francesco Jordan. Sempre di più facciamo esperienza che la preghiera è necessaria per la nostra famiglia spirituale. Molte cose possiamo allontanare con la preghiera. Molte cose possiamo ottenere se tutta la famiglia spirituale si fa avanti ed esalta il cielo. Abbiamo bisogno di preghiera, ma di buona preghiera. Non di preghiera superficiale che dispiace a Dio. Preghiera in umiltà, nella conoscenza di sé, nella coscienza della grandezza e bontà di Dio e della nostra propria miseria. Pregate con energia, con impegno. Tenete fede a questo motto. Oggi, giorno, abbiamo bisogno di uomini di preghiera. Preghiamo. Gesù, Salvatore del mondo, tu che hai concesso al tuo servo Francesco Maria della Croce Jordan il dono della preghiera e il grande zelo per la salvezza di tutti, ti supplichiamo umilmente di concedere per sua intercessione al popolo del continente d'Asia e a noi qui riuniti la grazia di amare sempre la croce per la quale con fiducia a te chiediamo che la luce della preghiera permetta alle persone dell'Asia e a tutti noi di accendere un fuoco per la preghiera ed moltiplicarlo mentre ci immaginiamo nel nostro lavoro affinché tutti possano conoscere e amare Gesù, l'unico Salvatore che vive e regna, mio Padre, nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Salvator mundi, salvator nos, salvator mundi, salvator.
luce di ogni missione, è l'anima di ogni carisma. Sì, infatti stavo ascoltando Salvatore del mondo, salva noi, mentre viene inquadrato questo globo e appunto il Signore ci salva. Il popolo d'Australia è la gratitudine. E adesso la preghiera dedicata al popolo d'Australia. La gratitudine per le ricchezze della sua natura. Si distingue per la sua ospitalità e per il suo spirito entusiasta. Da questa popolazione possiamo imparare ad essere disponibili e grati nella vita quotidiana. La gratitudine è ben veduta da Dio e dagli uomini, e lo era anche per padre Francesco Jordan, che ringraziava Dio per tutti i benefici, sia per quelli raggiunti attraverso un cammino piacevole, sia e soprattutto per quelli raggiunti con sacrificio. A ciascuno e sempre mostrava commovente gratitudine anche per il più piccolo servizio. Dalla voce di padre Francesco Jordan. Voi manifestate sempre un animo grato, soprattutto siate riconoscenti al Signore, il vostro più grande benefattore. La virtù della gratitudine vorrei imprimervela profondamente, perché è di grande importanza e perché viene spesso facilmente dimenticata dagli uomini. Il buon Dio ha dato a ciascuno molte grazie. Egli però ha concesso anche innumerevoli grazie alla congregazione, oltre alle straordinarie dimostrazioni di benevolenza. Preghiamo. Gesù, Salvatore del mondo, tu che hai concesso al tuo servo Francesco Maria della Croce Jordan il dono della gratitudine e il grande zelo per la salvezza di tutti, ti supplichiamo umilmente di concedere per sua intercessione al popolo del continente d'Australia e a noi qui riuniti la grazia di amare sempre la croce per la quale con fiducia a te chiediamo. Che la luce della gratitudine Padre Massimo, abbiamo visto che ognuno che recita questa preghiera poi omaggia, mette su questo mappamondo questo simbolo di questo nastro di colori diversi, dove alla fine tanti colori però siamo riuniti tutti veramente come appunto voleva padre Jordan sotto Gesù, e lui in fondo che ci guida. È come la grande tessitura, no, di un arazzo, dove i vari colori si armonizzano insieme per creare un'opera d'arte, che anche poi ha animato lo stesso padre Jordan, perché sappiamo anche che era un artista, no? Esatto. E quindi è bello sottolineare questo. Sì, e tanti colori che poi trovano una propria armonia in un mosaico. Collocazione, un'armonia, e si crea quell'unità, esatto, che poi è proprio della preghiera di Gesù. Eh sì. D'Africa e la missione. E adesso la preghiera del popolo d'Africa. È una presenza importante per la Chiesa. Ha un compito immenso di accoglienza e di disponibilità. Molte vocazioni missionarie hanno dato la loro vita in questo continente.
Al tempo d'oggi in Africa si nota un aumento di vocazioni. Tanti salvatoriani e salvatoriane offrono la loro disponibilità di andare ovunque ad annunciare il Vangelo e a dare speranza a tutti. Infatti, anche per Padre Francesco Jordan, la missione salvatoriana è partecipazione alla missione universale della Chiesa. In unione con la Chiesa, ognuno di noi promuove questa missione con il proprio servizio, ovunque venga mandato. In tutto ciò che facciamo e che siamo, miriamo a far conoscere Gesù come Salvatore del mondo. Padre Francesco Jordan nel suo diario spirituale. Finché c'è un solo uomo sulla terra che non conosce e non ama Dio sopra ogni cosa, non t'è permesso riposare un momento. Finché Dio non sia glorificato dappertutto, non t'è permesso di riposare un momento. Finché la regina del cielo e della terra non venga onorata dappertutto, non t'è permesso riposare un momento. Nessun sacrificio, nessuna croce, nessun soffrire, nessuna desolazione, nessuna tribolazione, nessun attacco, nulla ti sia troppo difficile con la grazia di Dio. Posso tutto in colui che mi conforta. Tutti i popoli, tribù, nazioni e lingue, glorificate il Signore nostro Dio. Guai a me se io, Signore, non ti faccio conoscere agli uomini. Preghiamo. Gesù, Salvatore del mondo, tu che hai concesso al tuo servo Francesco Maria della Croce Jordan il dono della missione e il grande zelo per la salvezza di tutti, ti supplichiamo umilmente di concedere per sua intercessione al popolo del continente d'Africa e a noi qui riuniti la grazia di amare sempre la croce per la quale con fiducia a te chiediamo. Che la luce della missione permetta alle persone dell'Africa e a tutti noi di accendere un fuoco per le missioni e di moltiplicarlo mentre ci immergiamo nel nostro lavoro, affinché tutti possano conoscere e amare Gesù, l'unico Salvatore che vive e regna con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Nastro colorato, questa volta di verde, quindi abbiamo un giallo, un verde e un blu che rappresentano proprio i vari continenti del mondo. Tra l'altro Padre Massimo, Padre Jordan, ebbe proprio questa vocazione di fondare la sua società apostolica, di fondare i salvadoriani durante un pellegrinaggio in Terra Santa, mentre era in Terra Santa. Ecco, allora davvero queste ispirazioni arrivano da Dio oggi.
Sì, e proprio dall'abbondanza anche della preghiera che ci ha guidato fino a questo momento si capisce come dall'abbondanza dell'intimità con il Signore poi scaturisce il desiderio di condividere con gli altri e quindi di essere missionari nel mondo. E adesso invece preghiamo, si prega per l'Europa, quindi la preghiera appunto per il continente europeo. La situazione è cambiata ed è evidente il bisogno di una rievangelizzazione dell'Europa, anche di quei cristiani che hanno smarrito il legame con la propria fede. Siamo invitati ad individuare strade nuove, metodi creativi e un linguaggio adatto per far giungere l'annuncio di Gesù in tutta la sua bellezza. Anche ai tempi di Padre Francesco Jordan c'erano tante ideologie che allontanavano la gente dalla fede e dalla Chiesa. Egli, invece, non perse mai la sua incrollabile fiducia nella provvidenza, offrendo a Dio tutte le sue capacità per collaborare nella missione della Chiesa. Dalla voce di Padre Francesco Jordan. È cosa di particolare importanza essere molto attaccati alla fede, aderire saldamente alla Santa Chiesa. Vivete come uomini di fede, diventate robusti e forti nella fede. Radichiamoci fortemente nella fede. Le tempeste ci rafforzeranno, come le tempeste rafforzano le radici delle piante. Siamo sempre pronti ed incrollabili nella fede e restiamoci. Fate esercizio di fede. Quante occasioni ci sono per questo? E se voi lo fate, vi accorgerete quanta felicità dona la fede. Come lavorerete facilmente e contenti. Quanto agevolmente rispetterete l'osservanza se da per tutto penetrati dalla fede, voi vivrete completamente del suo spirito. La speranza sgorga dalla fede. Se volete fare grandi cose per la gloria di Dio e per la salute delle anime, avete bisogno di una fede grande, potente e di uguale fiducia. Preghiamo. Gesù, Salvatore del mondo, tu che hai concesso al tuo servo Francesco Maria della Croce Jordan il dono della fede e il grande zelo per la salvezza di tutti, ti supplichiamo umilmente di concedere per sua intercessione al popolo del continente d'Europa e a noi qui riuniti la grazia di amare sempre la croce per la quale con fiducia a te chiediamo. Che la luce della fede permetta alle persone dell'Europa e a tutti noi di accendere un fuoco per la fede e di moltiplicarlo mentre ci immergiamo nel nostro lavoro, affinché tutti possano conoscere e amare Gesù, l'unico Salvatore che vive e regna con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Nastro colorato va ad arricchire questo mappamondo, ecco.
E padre Jordan dice, chiede di essere forti e incrollabili nella fede, di fare esercizio di fede. In questo momento si è pregato per l'Europa, per una rievangelizzazione. Ecco, allora padre Massimo, quanto è importante oggi la rievangelizzazione? Parliamo di missionarietà, di evangelizzare, ma anche rievangelizzare. Quanto è importante oggi? Sì, è incredibile vedere come già nel secolo scorso il messaggio di padre Jordan fosse quanto mai attuale, perché già nel secolo scorso si parlava di evangelizzare un luogo che invece è stato la culla dell'evangelizzazione, no? Il bacino del Mediterraneo, quindi gli inizi proprio della predicazione degli apostoli. E oggi non si può più dare per scontato questo. Sarebbe un errore clamoroso dire che è un continente dove c'è la fede, dove si riesce a vedere o a misurare quanta fede c'è semplicemente dai numeri, no? Quanti sono i cristiani. In realtà no, dobbiamo davvero ripartire da una qualità che ci spinge davvero a condividere quella scintilla. Ecco, è bello vedere come vengono portate delle candele insieme, sì, ai nastri. Esatto. È quella luce della fede che è stata accesa in noi e che piano piano deve propagarsi proprio attraverso di noi anche nelle situazioni più disagiate, sì, nelle tenebre del mondo. Esatto. E adesso si prega, preghiamo per il popolo d'America. Con i suoi colori, di razze e culture, è un popolo nuovo e giovane, ricco ed entusiasta, che ci insegna come affrontare le sofferenze e come armonizzare la convivenza tra diverse culture. La croce accoglie il mondo e mette in connessione i popoli. È lo strumento e il segno efficace della comunione tra Dio e gli uomini per l'universalità della nostra missione. Per padre Francesco Jordan l'argomento preferito era l'amore per la croce, tant'è che egli prese il nome di Francesco Maria della Croce. A quest'amore rimase fedele fino alla morte, parlando sempre della croce e di come portarla per diventare tutti a prova di croce e per trovare il segno dell'amore di Dio. Dalla voce di padre Francesco Jordan. Io desidero la vostra felicità, la vostra pace quaggiù, la vostra salvezza, il vostro bene e la vostra beatitudine. Diventate perciò amanti della croce, se volete sperare di progredire nella vita spirituale, se volete essere felici, se volete salvare molte anime. Non avete timore della croce, è un segno che Dio vi ama. Sono persuaso che se voi sarete pronti a soffrire in tal modo e sarete ben saldi, sarete perseveranti e più tardi felici. La benedizione di Dio accompagnerà la vostra attività. Preghiamo. Gesù, Salvatore del mondo, tu che hai concesso al tuo servo Francesco Maria della Croce Jordan il dono di amare la croce e il grande zelo per la salvezza di tutti, ti supplichiamo umilmente di concedere per sua intercessione al popolo del continente d'America e a noi qui riuniti la grazia di amare sempre la croce, per la quale con fiducia a te chiediamo. Che la luce della tua risurrezione permetta alle persone dell'America e a tutti noi di accendere un fuoco per l'amore verso la croce e di moltiplicarlo mentre ci immergiamo nel nostro lavoro, affinché tutti possano conoscere, amare Gesù, l'unico Salvatore che vive e regna con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo. Amen. E in
questo viaggio spirituale attraverso tutti i 5 continenti che sono stati toccati dalla grazia della missione, della missionarietà, appunto, del futuro beato, ad ogni paese è stato affiancato una parola, un aggettivo. All'Europa è stata affiancata la parola fede, all'Australia la parola gratitudine, ecco, all'Africa la parola proprio missione e infine all'America la parola della croce, perché appunto padre Jordan invita a non avere timore della croce e a vederla proprio come un segno di Dio che ci ama. Ecco, allora padre Massimo, oggi è difficile accettare la croce, le croci. Ecco, allora come si fa a vedere la croce come un segno d'amore e non di sofferenza, e non solo di sofferenza e di dolore? La via unica, la via maestra è quella di guardare alla croce, ma sempre attraverso il crocefisso. Senza il crocefisso la croce resta semplicemente uno strumento di morte, di oppressione, di angoscia. Il crocefisso illumina invece la croce come trampolino di lancio, porta di apertura, è il pertugio stretto attraverso il quale passare per avere la vita e averla in abbondanza. Ed è interessante come nella cultura di oggi la croce invece sovente voglia essere allontanata, no? Viviamo in un mondo edonista dove c'è solo il piacere, e invece annunciare la croce come strumento attraverso il quale poter fare le potature necessarie perché le cose belle, le cose buone, che sono alla radice dell'umanità, possano portare molto frutto, come ci dice Gesù nel Vangelo. E allora poter guardare anche in un tempo come questo, segnato dalla pandemia evidentemente, alla croce non come uno strumento di disgrazia, ma come un'opportunità, diventa per il cristiano l'occasione per dare quella luce che il mondo non ha, che dicevamo prima. Grazie padre Massimo per questa profonda riflessione proprio su come la croce può diventare luce. E mentre stiamo parlando, intanto si comincia tra poco la celebrazione, entriamo proprio nel vivo della celebrazione, e sono entrati i concelebranti naturalmente e gli altri ministri, e in questo momento sono appunto saliti sull'altare. Vediamo appunto la processione dei concelebranti e degli altri ministri che sono appunto in procinto di iniziare la Santa Messa. Vediamo il cardinale De Donatis che in questo momento bacia l'altare, e ci prepariamo quindi a vivere questa beatificazione di padre Francesco Maria della Croce Jordan. Il cardinal vicario incensa l'altare. E vediamo questo fumo dell'incenso che sale in alto come una preghiera che tutti in questo momento, tutta la famiglia salvadoriana, una preghiera di ringraziamento, in questo caso padre Massimo, che tutta la famiglia salvadoriana fa proprio a Dio per questa grazia, di questa beatificazione così lungamente desiderata e voluta. Sì, perché la vita del credente è un profumo che sale a Dio, e quindi tanto più la vita di un beato, di un santo, riempie il luogo dove questa persona è vissuta, dove è stata. È il buon profumo di Cristo che ogni battezzato è chiamato a portare nel mondo. Certo, oggi è festa in terra, ma è festa soprattutto in cielo. Sì. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
Fratelli e sorelle carissimi, siamo radunati nella gioia e nel rendimento di grazie al Padre Santo e Misericordioso per mezzo di Cristo nostro Salvatore nello Spirito Santo, in questo giorno in cui il Venerabile Francesco Maria della Croce viene proclamato beato. Disponiamoci all'ascolto della parola di Dio e alla partecipazione al sacrificio di lode, implorando la purificazione delle labbra e del cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E adesso ci apprestiamo a vivere il rito della beatificazione. Adesso è arrivato il momento tanto desiderato. Reverendissima, la società del Divin Salvatore ha umilmente chiesto al Sommo Pontefice Francesco di voler iscrivere nel numero dei beati il venerabile servo di Dio, Francesco Maria della Croce Jordan, sacerdote e fondatore della Società del Divin In questo Salvatore, momento il superiore della generale della Società del Divin Salvatore, del Divin padre Salvatore. Milton Zonta, presenta il beato. Venerabile servo di Dio, Giovanni Battista Jordan, Francesco Maria della Croce. E adesso il postulatore generale, padre Adam Teneta, invece legge quello che è il profilo biografico del servo di Dio. Salvatore.
al cardinale Angelo De Donatis, che in questo caso rappresenta proprio il Santo Padre. Nell'arcidiocesi di Friburgo in Germania, da Lorenzo e Notburga Jordan, nata Peter. A causa dell'inabilità al lavoro del padre, Giovanni Battista dovette, dopo la scuola elementare, contribuire con il suo lavoro al mantenimento della famiglia. Volendo seguire la sua vocazione sacerdotale, già maggiorenne, intraprese gli studi, prima da privato. Continuò frequentando per 4 anni il ginnasio liceo di Costanza e con gli studi di filologia e teologia all'Università di Friburgo. All'età di 30 anni, il 21 luglio 1878, fu ordinato sacerdote. Il suo vescovo lo mandò a Roma per lo studio delle lingue orientali presso l'Istituto San Apollinare. Da Roma viaggiò in Terra Santa e studiò a Ain Varka, centro di studio dei Maroniti nel Libano. In Terra Santa ebbe chiara l'idea della vocazione di fondare un'opera cattolica con il fine di far conoscere l'unico vero Dio, chi si rivelò nel suo Figlio Gesù Cristo, Salvatore del mondo. Cercò consiglio e supporto in persone competenti e spirituali. Si sentì anche incoraggiato dall'udienza privata che ebbe con Leone XIII. L'8 dicembre 1881 Padre Francesco Jordan fondò la Società Apostolica Istruttiva nella Cappella di Santa Brigida a Roma. Su richiesta dell'autorità ecclesiastica, cambiò il nome in Società Cattolica Istruttiva e infine in Società del Divin Salvatore. 2 anni dopo diede inizio ad una comunità femminile che divenne ben presto una congregazione completamente indipendente dalla sua opera apostolica, congregazione delle suore della Santissima Madre Addolorata. L'8 dicembre 1888, con l'aiuto di Therese von Willenweber, oggi la Beata Maria degli Apostoli, fondò la congregazione delle suore del Divin Salvatore a Tivoli, vicino a Roma. Secondo la sua ispirazione originale, riuscì anche a riunire diversi crescenti gruppi di laici interessati a realizzare la stessa missione apostolica della Chiesa. Motivato dal suo ardente zelo apostolico e dalla determinazione di usare tutti i mezzi e le vie che l'amore di Cristo può ispirare per raggiungere lo scopo della sua opera, ben presto iniziò nuovi apostolati e il suo istituto cominciò a crescere. Già nel 1890 la Congregazione di Propaganda Fide gli affidò la prefettura apostolica della missione in Assam, nel nord-est dell'India. Successivamente, l'opera di Padre Francesco Jordan iniziò il suo ministero in vari paesi d'Europa e nelle Americhe. Nel 1905 il ramo maschile ricevette il Decretum Laudis e nel 1911 l'approvazione finale. Nello stesso anno anche il ramo femminile ricevette il Decretum Laudis e successivamente nel 1926 l'approvazione finale. Nel 1915, con l'intensificarsi della Prima Guerra Mondiale, il governo della società dovette trasferirsi in Svizzera. Il servo di Dio morì l'8 settembre 1918
a Tafers, vicino a Friburgo, in Svizzera, e fu sepolto per ordine del vescovo diocesano nella chiesa parrocchiale. Nel 1956 i suoi resti mortali furono trasferiti a Roma e collocati nella cappella laterale della casa madre della Società del Divin Salvatore. Il suo processo di beatificazione fu iniziato a Roma nel 1942. Padre Francesco Jordan fu dichiarato venerabile il 14 gennaio 2011 da Sua Santità Benedetto XVI e il decreto del miracolo è stato approvato il 19 giugno 2020 da Sua Santità Francesco. Per incarico di Sua Santità Papa Francesco, do lettura della lettera apostolica con la quale il Sommo Pontefice ha iscritto nel numero dei Beati il venerabile servo di Dio Francesco Maria della Croce Jordan. Ci mettiamo in piedi. Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello, il Cardinale Angelo De Donatis, nostro Vicario Generale per la Diocesi di Roma, di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, udito il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio, Francesco Maria della Croce, al secolo Giovanni Battista Jordan, presbitero fondatore della Società del Divin Salvatore e della Congregazione delle Suore del Divin Salvatore, che animato da zelo apostolico fu instancabile araldo del Vangelo, usando tutti i mezzi che gli suggeriva l'amore di Cristo, d'ora in poi sia chiamato beato, e che si possa celebrare ogni anno il 21 luglio nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dato a Roma, presso il Laterano, il 15 aprile dell'anno del Signore 2021, nono del nostro pontificato. Francesco. E adesso viene scoperta l'immagine del nuovo beato. Dicevamo, Padre Massimo, una grande festa per questa famiglia dei salvadoriani, ma grande festa per tutti coloro che hanno ricevuto del bene da queste missioni. Certamente, il bene si propaga sempre. Talvolta siamo portati più a credere che il male faccia più successo. In realtà il male fa semplicemente più rumore, perché si deve imporre. Il bene si propone e quindi si diffonde per contagio a poco e quindi dallo spirito, dal carisma di una persona illuminata dalla grazia dello Spirito Santo, questo bene si passa di cuore in cuore, di mano in mano, visto che è una missione che si fa anche carne in tante opere di bene, perché possa diffondersi nel mondo. Vediamo appunto questo momento di festa proprio all'interno della Basilica, anche questo sventolio dei fazzoletti che proprio rappresenta la gioia, che diventa poi anche espressione visiva, non solo all'interno, non solo spirituale. Certamente, perché la gioia coinvolge tutto, anima, spirito, corpo, siamo una totalità. Non è soltanto il cuore che esulta, no? Ma è la nostra umanità, che è fatta anche di una corporeità,
che oltretutto proprio nella luce della croce è destinata anch'essa alla gloria, no? Anche in questo lo spirito con cui viene portato una reliquia, quindi una parte del corpo. Che stiamo vedendo proprio in questo momento, quella reliquia tra l'altro portata proprio dalla bambina che ha ricevuto il miracolo. Sì, una bimba che era stato diagnosticato, sarebbe dovuta nascere con delle grosse menomazioni fisiche, appunto patologie gravi che le avrebbero anche impedito di vivere, e invece la vediamo nel fiore della sua... Bellissima tra l'altro, sì. Per coloro che ci stanno seguendo attraverso il canale YouTube, attraverso Vatican News, e possono vedere le immagini, vediamo questa bambina dolcissima che appunto ha portato le reliquie al cardinal vicario. Ed è bello vedere come lei, che è stata portata, sì, dentro la vita grazie all'intercessione, sì, di questo santo, esatto, adesso porta la reliquia del nuovo santo, beato del, sì, santo, sì. Ecco, no? Quindi... immaginiamo la gioia e l'emozione anche dei genitori della piccola, e quando poi lei sarà grande e le racconteranno questo momento che ha vissuto magari adesso un po' inconsapevolmente, che poi invece ricorderà come qualcosa di fondamentale. Sì, e effettivamente penso che sia sconvolgente, no? Potersi, sì, ricordare di essere stati oggetto di una grazia così, esatto, grande, esatto, che diventa effettivamente poi applicazione di quello che dice grazia Gesù nel Vangelo. Tutti. Esatto, perché gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Esatto, la grazia si effonde, si diffonde, si non diffonde. Può rimanere soltanto per una persona, ma è per tutti. Il bene, l'amore, lo spirito è contagioso. Eh sì. Vediamo le immagini che ci arrivano da Vatican Media, proprio della reliquia circondata da questi fiori colorati e profumati che in qualche modo vanno a rappresentare, a raccontare tutti i paesi del mondo toccati proprio dalla grazia del nuovo beato, dallo suo spirito di missionarietà. Sì, ricordiamo che l'insieme del corpo è stato collocato nella cappella proprio dei Salvatoriani su Via della Conciliazione, dopo la ricognizio che ha preceduto questa beatificazione. Salvatore, unitamente alla congregazione delle suore del Divin Salvatore e la comunità internazionale del Divin Salvatore, devotamente grata e riconoscente al successore dell'Apostolo Pietro, il Papa Francesco, rende grazie al Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, al Dio tre volte santo, e innalza l'inno di lode per aver proclamato beato il venerabile servo di Dio, Francesco Maria della Croce Jordan. Abbiamo sentito le parole di ringraziamento da parte del Superiore Generale Padre Milton Zonta. E adesso il Cardinal Vicario consegna al Superiore e al Postulatore la copia della lettera apostolica. Abbiamo visto questa consegna. Gloria in excelsis Deo, in terra mars hominibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias.
Preghiamo. O Dio misericordioso, che ha ispirato il beato presbitero Francesco Maria della Croce a diffondere la conoscenza di te per mezzo di Gesù Cristo tuo Figlio, mandato come Salvatore del mondo, concedi anche a noi di annunciare ai popoli l'opera della salvezza per contemplare in eterno la tua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E adesso ci prepariamo alla liturgia della parola. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli. Dagli Atti degli Apostoli. Trascorso in Antiochia un po' di tempo, Paolo partì. Percorreva di seguito la regione della Galazia e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Arrivò a Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù. Sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni, egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che per opera della grazia erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Parola di Dio. E adesso il salmo responsoriale, che è tratto dal Salmo 47. Si sono manifestati la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini. Si sono manifestati la bontà di Dio Salvatore nostro ed il suo amore per gli uomini. Applaudite popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile il Signore l'Altissimo,
Re grande su tutta la terra. Dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, egli è l'Altissimo. Adesso ascoltiamo la seconda lettura dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Carissimo, ricorda ai credenti di essere sottomessi alle autorità che governano, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona, di non parlare male di nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini. Anche noi, un tempo, eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella malvagità e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza, per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché giustificati per la sua grazia,
diventassimo nella speranza eredi della vita eterna. Parola di Dio. Ci disponiamo proprio all'ascolto del Vangelo secondo Giovanni. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre. Vediamo appunto il diacono che porta il libro dei Vangeli ricevendo al cardinale, e il cardinale naturalmente lo benedice. Vangeli è portato solennemente in processione al Lambone. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato, e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Parola del Signore. Al cardinale che lo bacia e lo mostra all'assemblea.
la parola che si fa benedizione, esatto, per l'assemblea. Esatto. E adesso ci prepariamo ad ascoltare l'omelia del cardinale. Carissimi, saluto tutti con un grande affetto e gioia in questo momento. Saluto con tanto affetto il carissimo Cardinal Givic e a tutti porto il saluto e la benedizione di Papa Francesco. La nostra comunità diocesana di Roma, che sin dai tempi degli Apostoli è culla di tante figure di santità, oggi è di nuovo in festa, perché una nuova stella viene a illuminare il cielo e si aggiunge alla schiera dei beati. Francesco della Croce, Jordan, si può ritenere a pieno titolo figlio della Chiesa di Roma. Qui ha trascorso, come abbiamo sentito, gli anni della sua formazione, qui ha ricevuto in dono dallo Spirito il carisma fondativo che l'ha ispirato a costituire la primitiva società apostolica l'8 dicembre 1881 in Piazza Farnese. Qui, a Via della Conciliazione, riposano le sue spoglie mortali. Oggi, dove tutto ebbe inizio, nella città di Pietro e Paolo, dove l'opera mosse i suoi primi passi, egli viene beatificato. La Chiesa riconosce che egli è stato trasfigurato dalla morte e dalla resurrezione di Cristo e ora vive in lui tra i beati. Francesco della Croce vive in Cristo. La sua vita è nascosta in Cristo. Dall'arazzo che la liturgia della parola ha appena tessuto nei nostri orecchi e nei nostri cuori, mi piace prendere tre fili che possiamo contemplare e che hanno caratterizzato la vita del Beato Padre Francesco Jordan fino a costruirlo icona del risorto. In questo modo il carisma suscitato in lui dallo Spirito ci aiuta a comprendere meglio la ricchezza della parola che risuona in mezzo a noi. Il primo filo è questo: meditare la Scrittura. Il seme della vocazione apostolica del Beato Francesco della Croce è germinato attraverso lo studio e la meditazione della parola. Egli annota tra i suoi propositi personali raccolti nel diario spirituale: leggi spesso la Scrittura. È una raccomandazione che rivolge a se stesso, perché la Bibbia è per lui la fonte a cui attingere i contenuti della formazione religiosa. Ha compreso che solo dalla parola di Dio si può ricevere quella luce che rischiara coloro che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte. Solo frequentando la Scrittura, leggendola, meditandola, si acquisisce la saggezza spirituale necessaria per l'annuncio. Francesco della Croce sente nel suo cuore che è chiamato a fondare un'opera apostolica e comprende che solo l'ascolto della parola di Dio può essere il fondamento del percorso di evangelizzazione. Quanto è attuale. Nella Scrittura lo Spirito ci rivela che il Padre ci ha salvati e non per opere giuste da noi compiute,
ma per sua misericordia, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura tratta dalla lettera a Tito. Ci auguriamo, cari fratelli e sorelle, che ciascuno di noi si lasci portare dalla parola di Dio. È la parola che porta noi. Ascoltarla con assiduità, interiorizzarla. Il secondo filo è quello che costituisce, possiamo dire, la sintesi dell'opera missionaria del Beato Francesco della Croce. E potremmo formularla così: annunciare a tutti per salvare tutti. Annunciare e salvare sono due verbi che ricorrono molte volte nei testi del Beato Francesco. Egli porta continuamente nel cuore coloro che non riuscivano a percorrere la via del Vangelo per mancanza di istruzione religiosa, per mancanza di formazione. L'evangelizzazione diviene giorno dopo giorno l'obiettivo principale della sua vita e della sua missione, e oggi è diventata la missione della famiglia salvatoriana. Padre Jordan trovò nell'Apostolo Paolo un modello di fervore apostolico, una guida, un maestro. Si lasciò toccare così profondamente dall'instancabile azione di annuncio dell'Apostolo da sperimentare nel suo cuore il desiderio di salvare tutti, come fuoco acceso e fiaccola ardente che arde sempre d'amore veemente verso Dio e accende tutti. Che meraviglia! Annunciare a tutti per salvare tutti. La prima lettura che abbiamo ascoltato, tratta dagli Atti, ci descrive l'esperienza dell'Apostolo delle genti che percorre la Galizia, la Frigia, confermando tutti nella fede. Narra di Priscilla e Aquila che espongono con accuratezza la via di Dio al giudeo di nome Apollo. È la storia delle prime pulsazioni vitali della Chiesa, una storia che prosegue fino a noi, sostenuta, alimentata dalla carità di tanti testimoni, conosciuti o nascosti, che spendono la vita per annunciare a tutti e salvare tutti, come fece Francesco della Croce e come insegnò a fare ai suoi. Ecco l'attualità del nostro Beato. Tante volte, non so se capita anche a voi, chiudendo la giornata e pregando il Signore, viene nel cuore questa stretta, no? Dire: quanti, Signore, non ti conoscono? Quanti hanno bisogno di conoscerti? A quanti è necessario annunciarti perché tutti siano salvi? E il terzo filo, la comunione apostolica, l'unità che siamo chiamati a testimoniare nella vita, l'unità. Il Beato Francesco della Croce aveva pienamente compreso la forza evangelizzatrice della comunione apostolica, dell'armonia tra le persone che annunciano il Vangelo. Fondando la società apostolica del Divin Salvatore con lo scopo di proclamare Cristo come rivelatore dell'unico vero Dio che salva, volle unire insieme sacerdoti, consacrati, consacrate e laici. Cioè fu ispirato a creare un gruppo, un corpo, una società di persone in cui tutti i carismi e ministeri risplendessero e fossero espressi e vissuti. Egli desiderava che nella condivisione dell'unico carisma i membri della società apostolica venissero ispirati dalla testimonianza, dalle parole e dalle opere dei primi apostoli di cui ci parlava la prima lettura. Così, dalla fondazione a oggi, l'intuizione carismatica del Beato Francesco ha guidato tante donne, tanti uomini
di diverse nazioni, di diverse lingue, alla sequela del Vangelo e grazie all'opera della famiglia salvatoriana ha contribuito alla diffusione del messaggio di salvezza in oltre 50 paesi. La comunione. La comunione che caratterizza le varie membra della società apostolica dice sempre più che l'evangelizzazione svolta in spirito di collaborazione, complementarietà e opera dello Spirito che generando comunione suscita nel cuore il desiderio di annunciare a tutti l'esperienza del risorto. Ecco i tre fili che volevo richiamare con voi in questo momento. Carissime sorelle, carissimi fratelli, la beatificazione di Francesco della Croce e Jordan sia un grande momento gioioso di vera festa ecclesiale. Questa celebrazione eucaristica ci renda una cosa sola in Cristo, risvegli in noi la consapevolezza che oggi il testimone della santità del Beato Jordan passa nelle mani di ciascuno di noi. È affidato a voi, alla famiglia salvatoriana, a tutti è riconsegnato il compito di custodire il fuoco dell'annuncio, il fuoco della carità, perché non sia nascosto sotto il moggio, ma arda, brilli nelle tenebre, portando a tutti la luce del Signore risorto. E la Madre di Dio accompagni tutti noi in questo cammino. Amen. E abbiamo ascoltato le parole del Cardinal Vicario Angelo De Donatis, dove proprio ha riunito questi tre fili: meditare la scrittura, l'annuncio del Vangelo, l'annuncio proprio del Vangelo per salvare tutti, e infine la testimonianza della vita, la comunione apostolica, l'unità che siamo chiamati a testimoniare nella vita, così come appunto ci raccomanda Paolo nella lettera a Tito. Ecco, allora, Padre Massimo, questi tre fili, come, in che modo possiamo unirli tra di loro e formare un lungo filo unito, quindi? Ma credo che la similitudine ancora una volta ce la fornisce la liturgia stessa. Come tra poco spezzeremo l'unico pane, l'Eucarestia, abbiamo spezzato la parola. E così nella nostra vita, spezzare la parola, meditare la parola, masticare, come dicevano i monaci, no? Ruminare la parola, anche magari con la lectio divina, lasciando che sia la parola a trasformarci, fa sì che poi la nostra vita sia così traboccante di questa presenza di Dio che la esportiamo, tra virgolette, no? La condividiamo, la diamo agli altri con l'obiettivo che Giovanni stesso ci invita ad avere, no? La gioia che abbiamo sentito in noi per la comunione con il Signore diventa radice della gioia della nostra comunione con gli altri. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Signore,
terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Fratelli e sorelle, mediante la fede e il battesimo siamo diventati tempio vivente del Signore e suo popolo pellegrino nella storia. Rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per la crescita della Chiesa e per la salvezza di tutti. Dio Padre, proteggi la tua Chiesa nel suo viaggio attraverso il tempo, in comunione con il successore di Pietro, Papa Francesco, che possa crescere nell'unità di fede e carità finché non sarà perfetta alla seconda venuta del Signore. Noi ti preghiamo. Dio di giustizia e misericordia, assisti con la tua sapienza coloro che ci governano. Fa che con il tuo aiuto promuovano in tutto il mondo una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Signore di bontà e misericordia, ascolta il grido degli oppressi, possa il tuo conforto raggiungere coloro che soffrono, i disoccupati, i perseguitati per la fede, gli esiliati dalla loro patria e ogni creatura che in vita e in morte si rifugia nelle braccia della tua infinita bontà. Dominum de precemur, oramus audinos. Bože, Olce pokorne. Dio, Padre degli umili, aiuta e guida i salvatoriani missionari, religiosi e religiose e laici, in fiduciosa adesione alla tua volontà, che essi possano cooperare fedelmente nel farti conoscere come l'unico Dio che vuole salvare tutti, come ci ha rivelato Gesù. Dominum de precemur. Père très saint,
Santissimo Padre, fonte di eterna di ogni grazia, tu che associ tutti alla tua missione nella Chiesa, il nostro servo Padre Maria, Francesco Maria della Croce Jordan, si è dedicato generosamente al servizio della tua Chiesa. Ti chiediamo quindi di concedere questo stesso zelo apostolico a tutti i missionari salvatoriani, in modo che nella comunione e nell'amore di Cristo percepiscano l'urgenza della missione e colgano ogni occasione per annunciare Cristo Salvatore. Dominum de precemo. O Dio, fonte di ogni bontà, tu che hai ispirato Padre Francesco Jordan a fondare un'organizzazione che accogliesse persone di tutte le nazioni senza discriminazione, guarda con compassione e benevolenza tutti coloro che sono discriminati, esclusi, privati della loro dignità e umiliati dalle circostanze, affinché nella nostra missione, in ogni parte del mondo, possiamo essere voce e conforto delle loro angosce. Guarda, o Padre, questa tua famiglia raccolta attorno all'altare nel ricordo del beato Francesco Jordan. Fa che sul suo esempio e per la sua intercessione possiamo riconoscere in noi la tua presenza che ci salva. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel canto di offertorio, le mani alzate, inizia la liturgia eucaristica. Vediamo la processione dei doni, il pane e il vino che vengono portate e consegnate nelle mani del cardinale De Donatis. Dell'acqua, la nostra umanità, sì. Povera e povera cosa che si unisce al sacrificio di Cristo. Questo canto, le mani alzate verso te, Signore, in fondo, Padre Massimo, riassume anche quella che è stato proprio il carisma del nuovo beato, le mani alzate di un popolo che ha chiesto aiuto e a cui il nostro beato ha voluto in qualche modo cercare di portare conforto,
però tenendo presente soprattutto che davanti a ogni cosa c'è il Signore. Sì, il valore dell'intercessione. Al centro della sua opera c'è appunto la preghiera sacerdotale di Gesù, perché tutti conoscano te e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio. E allora ecco, è proprio la nostra vita che diventa, come è stata la vita del Beato, intercessione, mediazione, per far sì che Gesù sia conosciuto e tutti attraverso di lui possano raggiungere il cuore del Padre. È la nostra vita fatta di quotidiano. È bello vedere che il carisma di Padre Jordan si incarna nello specifico di ogni cultura. Non hanno diciamo delle linee particolari carismatiche, sì, no? Come può essere una congregazione, l'insegnamento, la carità, no? Ma è andare ad annunziare Gesù in ogni parte, vedendo ciò che è necessario fare in quel luogo, perché attraverso quello che si può fare Gesù sia conosciuto e attraverso lui tutti possano raggiungere la conoscenza di Dio Padre e quindi la salvezza. In questo momento, Padre Massimo, stiamo vedendo appunto come il cardinal vicario sta incensando l'altare, ha incensato il calice, il vino, l'acqua, il pane che gli è stato consegnato, donato. Ecco, e davvero dobbiamo dire che questa grazia, prima parlavamo del fumo dell'incenso come una preghiera che sale proprio al Signore, questa preghiera di lode, di grazia, che arriva oggi da oltre 50 paesi in cui è diffusa la missione di Padre Jordan. Sì, una preghiera che non solo Dio, ma avvolge. Vediamo adesso come, dopo aver incensato le offerte, il crocefisso, viene incensato anche il cardinale, dopo di lui anche i concelebranti, l'assemblea. Siamo un popolo santo, reso santo dalla santità di Cristo, e quindi è la nostra vita avvolta da questa santità che è chiamata a propagare questo profumo dell'amore che sale a Dio e si propaga, no? Si diffonde nel mondo al tempo stesso. Ricordiamo anche che Papa Francesco ci spesso dice che tutti noi possiamo essere santi, che la santità non è esclusività, ma è di tutti. Certamente. Questa famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceverà la donazione di questo sacrificio, allode e gloria al suo nome, per il bene nostro. E fondi dal cielo la tua divina benedizione, o Signore, su queste offerte che ti presentiamo nella festa del Beato Francesco Maria della Croce, perché nutrendoci al tuo altare viviamo liberi da ogni colpa e siamo saziati con i doni della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Innalziamo i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona.
veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e di benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, con me indegno tuo servo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anche essi ti offrono questo sacrificio di lode. Innalziamo la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni,
Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli
che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicità, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi, a mettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Siamo arrivati al momento della comunione che viene distribuita naturalmente a tutti i fedeli. È una giornata di grande festa oggi, Padre Massimo, davvero per tutta la congregazione. E il nuovo beato, dicevamo che è sepolto nella cappella della casa generalizia, tra l'altro a Roma, via della Conciliazione, quindi a due passi da dove siamo noi in questo momento. Una cappella, mi stavi raccontando, molto bella, molto, che è stata ristrutturata da non molto, tra l'altro. Sì, è stata ristrutturata proprio per ospitare le spoglie del nuovo beato. È stata affidata alla ristrutturazione al centro Aletti ed è bello perché hanno messo insieme da una parte alcuni riferimenti al carisma stesso dell'opera di padre Jordan e anche proprio a quella che è la radice del suo nome, perché lui nasce al mondo, al secolo, come si suol dire, come Giovanni Battista Jordan. E quindi nel catino absidale è stata rappresentata la scena del battesimo di Gesù, come allusione chiaramente al nome del beato, e però anche con il riferimento al Battista, che indica appunto al mondo il Salvatore Gesù, no? Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Mentre nella parete opposta è stata rappresentata la scena della Pentecoste, quindi proprio la missione ad gentes, gli apostoli che cominciano a portare a tutti l'annuncio della morte e resurrezione di Gesù, questi apostoli che sono rappresentati proprio già in uscita intorno alla figura di Maria, madre e modello della Chiesa nascente. Gli apostoli che in fondo rappresentano poi quello che sarà, che è stata ed è attualmente proprio la missione fondata dal beato Francesco della Croce, una missione che, dicevamo, è diffusa in 50 paesi nel mondo, davvero ha toccato ogni angolo, ogni confine della terra. E una cosa molto bella di questa missione che non è solo formata da consacrati, ma è stata aperta proprio ai laici per volere proprio del nuovo beato. Ecco allora quanto è importante anche la missionarietà e nei laici, quanto sono importante e quanto è importante il loro apporto proprio nella missione. Sì, credo che in questo il nuovo beato sia davvero un anticipatore dei tempi. Molto prima del Concilio Vaticano II già aveva intuito che portare il Vangelo nei gangli ordinari della vita di tutti i giorni non è affidato soltanto ai sacerdoti, ai religiosi o alle religiose, ma deve coinvolgere i laici stessi, coloro che lì dove si trovano a vivere la vita con le diverse mansioni che ciascuno possiede, no? nel portare avanti il proprio lavoro, la propria famiglia, ecco, portare dentro all'ordinarietà della vita lo straordinario dell'annunzio evangelico. E davvero è anche bello ricordare che padre Jordan avrebbe voluto fare un'unica congregazione, mettendo dentro anche i laici stessi, al pari quasi, non proprio dei religiosi. Poi i tempi erano forse ancora troppo precoci e questo non è stato possibile, quindi ha costruito con la grazia dello Spirito Santo questa famiglia religiosa, come piace ai salvatoriani dire, con tre rami, no? Ramo maschile, ramo femminile e il ramo del laicato, sia maschile che femminile evidentemente.
E continuiamo naturalmente a vedere le immagini che ci arrivano da Vatican Media, che ci stanno mostrando anche la bellezza della Basilica Laterana. Sì, è molto bello vedere, no, anche questa associazione. Hanno appena inquadrato le due statue, esatto, degli apostoli Pietro, esatto, e Paolo. Sì. Quindi la Chiesa di Roma, che è stata fecondata dal sangue degli apostoli, sì, dei martiri, che a sua volta ha generato alla fede altri beati, altri santi. Sì, una Chiesa universale che si apre. Non poteva esserci luogo più adatto che la Basilica Lateranense per questa beatificazione. La Basilica capo e madre di tutte le chiese dell'urbe e dell'orbe. Esatto. Della chiesa della città e del mondo. Vediamo inquadrato in questo momento appunto l'immagine del nuovo beato, che ha come sfondo proprio San Pietro, la Basilica di San Pietro appunto. Sì, lì dove ancora adesso, a poca distanza, sì, le sue spoglie riposano. Sì, infatti il cardinale diceva che può essere considerato romano questo, sì, nuovo beato, perché in fondo è a Roma proprio che si è formato e da cui è partito tutto, è iniziato questo cammino da Roma, e come una freccia, poi una freccia con piena d'amore, piena di raggi di amore, si sono diffusi in tutto quanto il mondo, in tutti i cinque continenti. Sì. E poi forse un'altra cosa che potremmo anche sottolineare, potremmo dire una coincidenza, ma per noi cristiani le coincidenze non esistono, sì, no? Esatto, c'è la provvidenza. La provvidenza, esatto. E padre Jordan, quando ha scelto il nome, ha scelto appunto Francesco come richiamo anche proprio lo stile della povertà, Maria proprio come riferimento alla Madonna di Lourdes, di cui, sì, lui era molto devoto, di cui aveva una statuetta anche nel suo studio, e raccontavano i padri che sovente, se aveva una preghiera, qualcosa da poter sottoporre alla Madonna, scriveva un fogliettino e lo metteva tra le mani, bello, della statua. Però ecco la cosa bella è che la congregazione nasce, lui ha voluto che nascesse nel giorno dell'Immacolata, sì, l'8 dicembre, sì. E diciamo, provvidenzialmente, lui entra nella luce della gloria, il suo Dies Natalis, è l'8 settembre, sì, il giorno della nascita della Maria. Madonna. Esatto, esatto. Quindi sono quei legami, no? Esatto, che nel, sì, rileggere la storia posteriori ci fanno vedere come noi non siamo in balia degli eventi, no, degli accidenti, come tante volte si sente dire, ma siamo davvero nelle mani provvidenti di Dio che guida la nostra storia, la nostra vita verso i suoi orizzonti, i suoi progetti. Sì, tra l'altro la sua festa liturgica sarà appunto il 21 luglio e lui fu fatto sacerdote, divenne sacerdote nel lontano 21 luglio del 1878. Quindi davvero padre Massimo, è un disegno, un filo che si rannoda e ci lega. Sì. Ed è bello anche vedere come il nuovo beato, anche sentendo all'inizio la vocazione, non si è sottratto anche alla responsabilità che sentiva come persona di dover sostenere anche la sua famiglia, no? In un momento, sì, difficile, di difficoltà. Questo ci aiuta anche a inquadrare bene come la nostra fede, il nostro spenderci per il Signore non ci esime, no? Dall'adempiere anche, sì, quelli che sono i nostri doveri naturali. Esatto. Perché come al solito la grazia presuppone, sì, la natura. Se, esatto, non c'è la nostra umanità, non c'è neanche la grazia dello Spirito. Ancora qualche momento di preghiera e di riflessione. Tutta la Basilica è in silenzio, è in preghiera per ringraziare il Signore per questa nuova beatificazione. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, alimentino in noi quella fede che la predicazione apostolica ha trasmesso e l'amorosa dedizione del Beato Francesco Maria della Croce ha custodito.
per Cristo nostro Signore. Eminenza Reverendissima Cardinale Angelo De Donatis, caro Cardinale Stanislao Givish, cari Vescovi, confratelli sacerdoti e diaconi qui presenti, care religiose, religiosi e laici che partecipano al carisma salvatoriano, cari parenti e familiari del Beato Francesco Jordan, fratelli e sorelle qui presenti e tutti coloro che ci seguono attraverso i vari mezzi di comunicazione. Oggi è un giorno meraviglioso per tutti noi che abbiamo creduto fermamente nella chiamata alla santità apostolica del Beato Francesco Jordan. Il nostro cuore salvatoriano è pieno di grande gioia e di gratitudine per tutto ciò che Dio ha fatto per noi. Ci riempie di commozione solo pensare alle molte generazioni di figlie e figli spirituali di Francesco Jordan che hanno pregato affinché arrivasse questo giorno che viviamo oggi. Siamo stati sostenuti da tanti fratelli e sorelle che hanno dedicato il loro tempo, la loro energia e che hanno dato la loro testimonianza per scrivere questa storia fino ad arrivare a questo solenne riconoscimento e alla conferma che Francesco Jordan ha saputo manifestare l'amore dell'unico vero Dio verso tutti. I nostri cuori sono anche pieni di gioia, sapendo che migliaia di persone di ogni continente si sono uniti a noi in questa celebrazione attraverso i media. Oggi ci allegriamo perché Dio ha voluto manifestare il suo essere amore e il suo disegno di salvare tutti attraverso la vita del Beato Francesco Jordan nella Chiesa. Una esistenza di origine umile, ma che è diventata grande nel servizio apostolico verso tutto il mondo, particolarmente verso i più lontani. Infatti, come ha detto Papa Francesco, è la grazia di Dio che cambia la vita, ci prende come siamo, ma non ci lascia mai come siamo. Oggi la Chiesa ci presenta Francesco Jordan come una icona di santità apostolica, un uomo di Dio che con la sua vita ci ha fatto conoscere la virtù di una incrollabile fiducia nell'amore di Dio, la mitezza evangelica, lo svuotamento di sé e un instancabile zelo apostolico, e il suo amore fedele verso la universalità della Chiesa. Oggi, più che mai, abbiamo sete di queste virtù di santità per riempire di luce le tenebre del mondo. A nome di tutta la famiglia salvatoriana vorrei esprimere la nostra
più profonda gratitudine al cardinale Angelo De Donatis, vicario generale della diocesi di Roma, che a nome di Papa Francesco ha presieduto la beatificazione con tanta solennità e amicizia. Colgo l'occasione per ringraziare in modo speciale la diocesi di Roma, che ha aperto le porte ai salvatoriani e alle salvatoriane di tutto il mondo, accompagnandoci verso questo grande evento. Vorrei ringraziare di cuore coloro che hanno dedicato ore e ore di lavoro diligente nella preparazione di questa celebrazione. Un ringraziamento speciale all'equipe della liturgia che ha preparato tutti i passi di questo solenne evento ecclesiale. La nostra gratitudine va anche ai membri del coro e dell'orchestra che ci hanno aiutato a vivere più profondamente la Sacra Liturgia. Grazie anche per la significativa presenza della famiglia Cardoso dal Brasile, con la loro bella figlia Livia Maria, che ha portato la reliquia del Beato Francesco Jordan qui davanti all'altare. Un ringraziamento speciale ai professionisti dei media che con il loro lavoro hanno permesso a migliaia di persone da tutto il mondo di partecipare a questa cerimonia. Saluto con profondo affetto a tutti voi che siete a casa, voi che dalle nazioni e dai luoghi più diversi, con gioia, emozione e gratitudine, state condividendo con noi questo momento di lode e ringraziamento. Grazie ai vostri messaggi di auguri e preghiera per noi affettuosa presenza in questa corrente di comunione. La grazia dell'odierna celebrazione ci apre un nuovo tempo per andare avanti sotto la guida del Beato Francesco Jordan. Lui ci spinga a seguire Gesù Cristo, il Salvatore del mondo, alla maniera degli Apostoli. Seguiamo il suo esempio di santità e di servizio, utilizzando ogni mezzo possibile, perché Dio sia conosciuto, amato e servito in tutte le frontiere missionarie di oggi. Grazie a tutti voi, grazie di cuore. E abbiamo ascoltato le parole di ringraziamento di padre Milton Zonta, superiore generale della Società del Divino Salvatore. E adesso vediamo appunto il saluto tra il cardinale e padre Zonta. E adesso i riti di conclusione della celebrazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Resurrexit, sicut ixit.
Ecco, l'antifona mariana della Regina Celi, si conclude la cerimonia, si conclude questa beatificazione di padre Francesco Jordan. Io ringrazio di cuore padre Massimo che ci hai accompagnato in questa celebrazione e ci hai fatto vivere passo per passo quelli che sono poi i riti di beatificazione, della beatificazione. Grazie a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Davvero è un invito a partecipare a queste celebrazioni, a riprendere il percorso del cammino di santità, come Papa Francesco anche ci ha ricordato nella Gaudete et Exultate. E ringraziamo, grazie Padre Massimo, grazie davvero di cuore, e ringraziamo le emittenti collegate, Radio Luce San Benedetto del Tronto e Radio Condivisione Palermo, che con noi hanno seguito questa diretta. Io mi congedo da voi, grazie di averci seguito attraverso i nostri canali di Radio Vaticana Italia, e il canale YouTube e Vatican News. Ringrazio i nostri tecnici che sono al di là del vetro e che ci hanno assistito in questa lunga diretta, grazie al coordinamento ad Alessandro De Carolis, da Marina Tomarro è tutto, restate in ascolto della nostra emittente, buona giornata a tutti voi, Laudetur Jesus Christus.